Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova ricetta. Questa è la ricetta della mia torta di mele con uvetta, cannella e ovviamente le mele. Gli ingredienti per questa ricetta sono: allora, abbiamo un uovo intero ed un tuorlo. Poi ci serviranno 150 g di zucchero. Questo è zucchero bianco, ma potete tranquillamente mettere anche zucchero di canna. 300 g di farina, questa è farina di tipo 2, ma se preferite potete utilizzare anche quella 00, insomma, comunque una farina abbastanza sottile. 100 g di burro morbido, un pizzico di sale, non tutto il barattolo ovviamente, poi un cucchiaino di lievito e dentro la torta metteremo 50 g di uvetta sultanina che io ho già messo in ammollo, della cannella, un cucchiaino all'incirca, lo andremo a mettere nella farina. Non tutto, non ci servirà tutto, all'incirca mezzo vasetto di marmellata. Io ho utilizzato quella alle pesche. La cosa bella sarebbe trovare della marmellata alle mele, ma è introvabile, oppure anche quella all'albicocca. E poi le mele per le fettine di mele, vediamo se una o due mele o se tre. Io ne ho messe tre. Allora, iniziamo e la nostra ricetta ci dice di mettere la farina. Quindi metto tutta la farina, poi il lievito setacciato e ovviamente non ho preso né il cucchiaino per prenderlo né il setaccio, quindi arrivo subito. Allora, cucchiaino e setaccio presi, quindi andiamo a prendere il cucchiaino di lievito, non tutta la bustina, mi raccomando, speriamo di non fare cavolate questo giro, speriamo proprio. Allora, un cucchiaino all'incirca, così lo vado a setacciare. Vi ho già spiegato in altri video che il mio lievito, non so se anche a voi lo fa sto lavoro, si compatta tutto, quindi conviene sempre setacciarlo. Ok, poi metto lo zucchero, sempre tutto. È abbastanza intuitiva questa ricetta, devo dire. E metto anche, io setaccio anche questa, un cucchiaino di cannella, un cucchiaino e mezzo facciamo, voglio che si senta abbastanza prepotente. Ok, anche se la cannella non c'era bisogno, devo dire. E anche il pizzico di sale, c'è un profumo di cannella pazzesco, pizzico di sale. Queste polveri che adesso mescolo un attimo, quindi facciamo un attimo amalgamare tutto. Ci dovremo purtroppo sporcare le mani a sto giro, cosa che io odio, ma non in generale, io odio sporcarmi le mani con sto maledetto qua, che è il burro. Non lo sopporto proprio, la consistenza di burro sulle mani è terribile. Comunque metto il burro e con le manine, toglietevi tutti gli anelli, ho tolto tutto, ho tolto la fede. Dobbiamo andare a creare una sorta di composto sabbioso, quindi dobbiamo andare a sbriciolare questi pezzettini di burro che a contatto con la polvere diventerà un po' tutta una cosa sabbiosa. Arrivati a questo punto dove appunto avrete questo composto così tutto sabbioso, vado a mettere l'uovo intero e il tuorlo, sarebbe da fare una conca al centro, ok. Come sempre ve lo ripeto, se fa per sta insieme, non prendete esempio, ok? Andiamo ad impastare. Per impastare, diciamo senza creare un danno irreparabile alle vostre mani, fatelo con le punte delle dita, non immergete tutta la mano come i bambini piccoli nel Vinavil, perché praticamente poi non vi strecciate più, io ve lo dico per esperienza. Ok, e nulla, piano piano il tutto si amalgama. Il
panetto di pasta frolla è pronto, adesso lo impellicolo e lo metto in frigorifero per un'ora. Allora, è passato il tempo trascorso. Vabbè, è passata l'oretta che doveva trascorrere, ok? Quindi metto un po' di farina, metto il panetto, infarino un po' anche il mattarello e inizio. Allora, l'ho messo tra due fogli di carta forno, così ce la fate sicuramente meglio a stenderla e a farla sottile. A questo punto abbiamo messo la crostata, prendo la marmellata, nel mio caso di pesche, ma vi ho già detto che potete metterla di quello che più vi piace, e faccio un leggero strato, non lo fate troppo spesso. Ok, a questo punto ho ovviamente scolato l'uvetta. Vado a mettere tutta l'uvetta, ci starebbero bene anche dei pinoli, delle lamelle di mandorle, ci stanno bene un po' tutte le cose in realtà. Ok, e adesso ho tagliato la mela a fettine sottili, vado a fare il disegno. Ne ho tagliate due, vediamo se bastano due o se ce ne serviranno altre. Ok, due mele sono bastate, anzi sono anche un pochino avanzate, mi raccomando fatele sottili. Adesso vado a tirare giù il bordino qua, potete aiutarvi con un coltellino con la punta, in questo modo qua, così la chiudo un pochino. Ok, perfetto. Adesso la metto in forno ventilato a 180 gradi per 30 minuti. Ovviamente controllate perché non tutti i forni sono uguali, quindi magari date, che ne so, 20 minuti e poi guardate. Ecco qua, ho sfornato la crostata. Adesso in un pentolino ho messo 2 cucchiai di marmellata e 2 cucchiai d'acqua. Porto ad ebollizione e poi vado a filtrare. Allora, a questo punto prendo una ciotolina e un colino, vado a passare la marmellata cotta con l'acqua, a filtrarla. Con questa qui faremo la glassatura. Ok. Ed eccola qua la nostra torta di mele finalmente pronta, anzi scusate, crostata di mele. Vedete, la patina sopra è diventata quasi lucida, cioè lucida praticamente, e sembra gelatina, in realtà è soltanto la confettura di marmellata con dell'acqua. Ed eccola qua. Che dire ragazzi e ragazze, io vi mando un grosso bacio, spero che la ricetta vi sia piaciuta, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!